Giornata della trasparenza per la Camera di Commercio di Firenze. Nell'auditorium di Metropoli questa mattina è stata presentata la relazione sulla performance 2011 e il piano per il 2012. Tutto il sistema nazionale in questi giorni sta rendendo pubblica questa giornata, che consiste nel far apprezzare all'utenza quelli che sono i servizi, le migliorie in termini di servizio all'utenza per l'appunto e in termini anche di risparmio economico. Questa è un'attenzione che come sistema, ma in particolar modo il sottoscritto come Camera di Firenze, tengo molto. Tra i punti di forza il 63% del bilancio sociale destinato alla crescita dell'economia, da migliorare invece il grado di soddisfazione dell'utenza. Per quanto riguarda le luci, la Camera di Commercio di Firenze sicuramente è una struttura che si sta rinnovando, e che vuole essere sempre più presente nel territorio, a contatto con il cittadino, e si rende sempre più trasparente in tutti i percorsi interni nei confronti dell'utenza, perché vuole farsi conoscere, cioè vuole diventare un'opportunità per i cittadini. E le ombre, che il percorso da fare è lungo, che ci vogliono impegno, che ci vuole insomma un impegno abbastanza importante da parte di tutti gli attori, quindi da parte della dirigenza, da parte dei lavoratori, quindi un coinvolgimento di tutto il sistema. Vogliamo essere un punto di riferimento per i cittadini, per gli imprenditori, per tutti coloro che usufruiscono, diciamo, dei servizi della Camera. Quindi vogliamo essere al loro fianco nei percorsi di internazionalizzazione, vogliamo essere al loro fianco nel risolvere eventuali problemi. Non vogliamo essere visti come una burocrazia in più, cioè una pratica in più, ma come un'opportunità di accompagnare le imprese in questo momento difficile, e quindi vogliamo ispirare fiducia. Il punto qua non è essere bravi nel misurare la performance, qui il punto è capire perché dobbiamo misurare la performance. Il punto secondo me è questo: saper misurare la performance comunque costringe a guardarsi dentro, a capire come siamo, se stiamo erogando adeguatamente i servizi che ci chiede il territorio, gli stakeholder di riferimento, e soprattutto poi se siamo adeguati nell'esternare, nel riferire ai nostri stakeholder gli obiettivi che sono stati raggiunti rispetto a quelli che ci venivano sollecitati da loro stessi. In definitiva, essere trasparenti significa essere costretti anche a comportamenti virtuosi improntati all'etica, e qualunque dipendente pubblico, tra cui il sottoscritto, dovrebbe naturalmente ispirare la propria azione, il proprio ruolo, ai principi fondamentali dell'etica e dello spirito di servizio.